Sì, grazie Presidente. Il nostro sarà un voto di astensione, non perché non condividiamo quanto detto dai colleghi o perché non riteniamo sia importante la metro C, io sono un utente quotidiano della stessa, ma perché diciamo, le richieste che sono presenti nel dispositivo giustissime, come ha potuto osservare anche chi ieri è stato presente alla seduta della Commissione Mobilità, le stiamo affrontando da vicino con l'ottimo supporto del gestore ATAC e di Roma Metropolitane. Tra l'altro, la notizia di ieri, si sta lavorando per abbassare la frequenza della metro C da 12 a 9 minuti. So che magari può sembrare strano per chi ci ascolta, ma c'è un lungo e complesso iter autorizzativo per scendere sotto determinate frequenze che erano state stabilite originariamente nel contratto. Le modalità sono state spiegate ieri in commissione. Chiunque vuole può poi rivedersele vedendo il video delle commissioni che sono tutti su YouTube e quindi diciamo si sta facendo si sta facendo un grande sforzo per arrivare a dei risultati che siano il più possibile ottimali. E chiaramente sono stati dei disservizi in alcuni periodi sulla metro C dovuti alla carenza di treni, anche qui per chi ha seguito i lavori della Commissione Mobilità fin da settembre 2016, fino al nostro insediamento, abbiamo lavorato su un tema importante che era quello dell'usura anomala delle ruote della metro C, dei convogli. Si è fatto uno sforzo immane da parte di tutti, da parte politica, il Dipartimento, Roma Servizi, Roma Metropolitane, ATAC, e siamo arrivati quasi ad eliminare del tutto questo problema, che però ha comportato all'inizio a una sostituzione anticipata delle ruote e a delle lavorazioni che ci trascineremo fino a maggio di quest'anno e che appunto potrebbero comportare ancora qualche disagio. Però in prospettiva, ripeto, abbiamo il completamento di questi lavori di sostituzione delle ruote, l'autorizzazione e quindi poi l'abbassamento delle frequenze a 9 minuti, che contiamo di farlo per aprile, quindi diciamo si sta facendo veramente il massimo per ottimizzare e rendere questa efficiente questa linea, che assolutamente, lo ribadiamo, debba proseguire. Si sta lavorando sulla project review e dicevo, una linea che ha cambiato il volto della parte est della nostra città. Un ultimo appunto sul tema della connessione che manca sui treni della linea C. La infrastruttura è predisposta, sono i singoli gestori, TIM, Vodafone, Wind e chi che sia, che devono attivarsi. Forse è una mia interpretazione, caricando ancora relativamente poco la metropolitana, i gestori telefonici non sono invogliati ad effettuare questi investimenti, che però inevitabilmente debbono fare i gestori, non lo può fare né Roma Capitale né ATAC. Però consentitemi di chiudere con una valutazione romantica: quando prendo la metro C è bello vedere che alla fine, almeno su quella linea, stiamo tutti sui libri o sul giornale e non al cellulare. Grazie Presidente.